Brandan Attualità, oggi è lunedì 15 di febbraio 2021 e come attualità noi parleremo del 5G. È una sigla abbastanza anomala nel senso dell'uso comune di confrontarci su tante situazioni, però è una situazione che arriva da lontano perché è un provvedimento di carattere europeo che poi la persona che è qui con me, espertissimo, ci spiegherà tutto e ci racconterà esattamente cosa sarà, cosa accadrà, cosa non accadrà. Enzo Ciarri, senese, è una persona che arriva con una grande esperienza nel settore delle telecomunicazioni, parte con l'analogico, va poi sulla cablatura della città di Siena, della realtà della fibra ottica che porta nel centro della città i segnali televisivi nelle nostre case e poi il digitale terrestre. Enzo, buongiorno, ben arrivato. La prima domanda è la più semplice, però deve essere tradotta. Che vuol dire 5G? Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli spettatori di Canale 3. Ma 5G significa la quinta generazione della tecnologia che riguarda la telefonia mobile principalmente. Ogni 10 anni si fa un salto, nel 2000 c'è stato il 3G, poi nel 2010 il 4G, oggi siamo arrivati al 5G. È una tecnologia migliorativa sotto tutti i punti di vista, che permetterà di avere una banda superiore, molto molto superiore rispetto a quella al 4G che abbiamo oggi, anche se il 4G è già un'ottima banda, ma soprattutto permetterà di avere i tempi di latenza, cioè una velocità estremamente superiore, che permetterà in tempo reale di poter fare tutte quelle tipo di operazioni che sono interventi chirurgici, la guida di veicoli di qualsiasi tipo, perché appunto le risposte sono proprio veramente in tempo reale. Ecco, praticamente non è solo un uso televisivo, cioè mi sembra di capire che stiamo andando su questa forma del digitale terrestre o come lo vogliamo chiamare, che avrà usi vari. Non è più come era nell'analogico, che era solo un segnale per portare ai televisori i programmi e tutto quello che poi abbiamo vissuto, è anche poi usato per altre situazioni. Questo per cui è un campo più largo. Sì, questo è vero, appunto poi permetterà il 5G con i telefonini, con i PC, con i tablet, con tutta questa roba qua di avere anche prodotti audiovisivi sicuramente con una qualità migliore, una velocità migliore, con una continuità migliore senza interruzioni. Ma più che altro questo 5G ora come ora va a modificare molto profondamente il settore televisivo. Noi a giugno del 2022 ci sarà una grossa trasformazione sia nelle trasmissioni che nelle ricezioni dei programmi televisivi. Ecco, cosa significa trasformazione? Cioè, migliora il segnale? Cioè, quali sono un po' gli aspetti che le persone potranno notare? O tutto sommato è una questione abbastanza tecnica dove poi l'utente finale è a conoscenza o meno? Allora, i motivi sono tecnici, ma i motivi tecnici sono anche motivi poi di convenienza sotto il punto di vista di banda e anche qualitativi, e quindi poter trasportare anche, diciamo, contenuti con una definizione migliore, si parla del 4K e di altri contenuti così. Ma più che altro, questo 5G crea un problema alla televisione. Perché? Perché per avere lo spazio per poter diffondere i segnali 5G è stata recuperata una porzione di banda di frequenza che fino ad oggi era utilizzata per uso televisivo. Quindi, detta in parole povere, il 5G è andato a rubare un po' di banda,
un po' di canali, e non pochi, perché se si pensa addirittura nell'analogico fino al 2011 erano 49 i canali, i MUX, ora si chiamano MUX, allora erano canali disponibili per la televisione. Nel 2013 fu concesso 9 canali per l'LTE. LTE sono quelle celle per la telefonia mobile, per i telefonini, che trasmettevano appunto utilizzando gli ultimi 9 canali della televisione. Oggi ne vengono presi altri, esattamente ne rimarranno solo 28 adibiti per l'uso televisivo. Questa è una situazione che non è solo in Italia, naturalmente è una situazione concordata, voluta fortemente da tutta l'Europa. Ora, a noi italiani ci comporta tutto questo un po' di problemi. Agli altri paesi europei no, perché nessuno ha un numero di emittenti televisive, di fornitori di contenuti video e audio quanto l'Italia. In Italia ci sono oltre 1000 aziende che producono contenuti audiovisivi, quindi che fanno televisione, e hanno bisogno di tanta banda. In altri paesi ce ne sono un decimo, quindi questi problemi non le sfiorano neanche. I canali a disposizione che rimangano per la televisione digitale terrestre sono più che sufficienti, per noi invece no, purtroppo, e quindi abbiamo dovuto escogitare altre soluzioni. Le soluzioni sono di due tipi. Uno, abbiamo modificato la tecnologia di trasmissione. Prima si chiamava DVB-T, che non vuol dire altro che video digitale broadcast, cioè di grande diffusione, T terrestre. Ora si chiamerà DVB-T2, sarebbe la seconda fase, che permetterà, in parole povere, di trasportare più contenuti all'interno dello stesso spazio di MUXE. Ora, se vuoi posso spendere due parole per spiegare avanti cos'è un MUXE, perché altrimenti fate conto che il segnale a casa, il segnale TV a casa nostra, venga trasportato da un furgone, un corriere, che ci porta a casa il contenuto televisivo. Dentro al furgone ci sono un sacco di scatole, ogni scatola c'è un'emittente televisiva, un programma televisivo. Ecco, allora, questo furgone, per motivi, diciamo, di leggi di viabilità della strada, di leggi di autorizzazioni, non è stato modificato nelle dimensioni. Le dimensioni esterne sono rimaste uguali, ma che hanno fatto? Hanno assottigliato le pareti, hanno spianato il pianale, l'hanno messo abbassato, quindi insomma hanno creato uno spazio interno superiore che permetterà di portare più contenitori, più scatole all'interno di questo. Ma anche questo non bastava a risolvere il problema della diminuzione della banda dei canali televisivi, e quindi abbiamo dovuto escogitare un altro sistema, che è quello della compressione audio video. Che vuol dire? Vuol dire che si fanno delle pezzettini più piccoli, si sminuzza ancora di più i segnali televisivi, di modo che non ci siano gli spazi non occupati tra l'uno e l'altro, si cerca di occupare tutto lo spazio possibile. E questa nuova tecnologia di compressione si chiama HEVC. HEVC, attualmente stiamo per fare dei confronti, ad oggi stiamo utilizzando l'MPEG 2 e l'MPEG 4, che sono sistemi di compressione, l'MPEG 2 per i segnali normali, standard definition, SD, e l'MPEG 4 per quelli HD. Per farvi un esempio, oggi per trasmettere un buon segnale in SD, come vedete voi a questa televisione, occorrono circa 3-4 megabit di banda. Bene, utilizzando poi la compressione HEVC ne basteranno 1, quindi ci sarà più spazio anche per altri contenuti. Ecco che si risolve in questo modo la diminuzione delle frequenze che
dei furgoni che ci venivano a portare. Prima erano 40, ora saranno 28, ma in questi 28 c'entrerà la stessa roba, anzi forse di più di quella che c'entra ora. Scusate i paragoni, okay, ma ora io ti faccio un po' di domande così sì. Facciamo un po' una traduzione più domestica. Allora, andiamo a, come ho detto prima, origine della televisione, era l'analogico, per cui significa parte in bianco e nero, poi siamo andati a colore, eccetera. Cioè, lì c'era una banda di frequenze che andava dal 21 al 69, se non erro, esatto. Dal 21 al 69 erano le frequenze e poi si trovavano nel televisore, per cui significa canale 1, 2, 3, 4 e si sintonizzava e si vedeva il tutto. Il digitale ha totalmente spazzato questa formula tecnica e ha portato, come stavi dicendo te, questo concetto di banda. Allora, traduciamo questo aspetto della banda. Che cos'è la banda? Non è quella banda che suona per strada e porta... La banda è l'ampiezza di un canale, che detto in gergo tecnico sono 8 MHz. Ecco, questa larghezza di banda, su questa banda dall'analogico veniva trasportato un solo segnale. Un solo segnale. Fate conto, c'era da trasportare questo tavolo, veniva caricato sul furgone il tavolo intero. È chiaro che sotto il tavolo rimanevano degli spazi non utilizzati, quindi si occupava si occupava un sacco di spazio per niente, per non trasportare niente. Il digitale che cosa fa? Spezzetta questo tavolo, lo fa proprio a pezzettini di un centimetro, si rompe tutto e si trasmette solo, che poi vengono tradotti in numeri, naturalmente la digitalizzazione è questo, trasformare in numeri un contenuto analogico. E poi questi vengono messi tutti insieme, quindi si risparmia gli spazi dove prima non c'era niente. In questi spazi qui ci permette, questo con l'avvento del digitale del 2011, all'interno di un canale di 8 MHz, che prima si chiamava canale, ora si chiama MUX. Perché si chiama MUX? Perché all'interno di quello non c'è più un solo canale, ma ce ne sono 5, 6 o 10. Ecco, per far capire, prima sull'analogico, quando noi si trafficava col televisore per sintonizzarlo, avevi solo dal 21 al 69, avevi quei canali e basta, per cui non è che c'erano altri. Ora, se avete visto il digitale, abbiamo circa 1000 canali, per cui diventa una offerta, una situazione di fruire tanti tanti programmi che sono su questa banda digitale terrestre e sono circa 1000. Ecco, a questo punto con il 5G aumenta la possibilità di ricevere canali o i canali saranno sempre circa un migliaio? No. Allora, come ripeto, parte di questo spazio che prima della televisione è stato distribuito al 5G, quindi ci siamo dovuti restringere. Ma in questo restringimento, con la modifica della tecnologia passando al DVB-T2 e all'HEVC, si riuscirà a trasportare in questo minimo spazio rimasto non solo gli stessi contenuti, gli stessi programmi di prima, ma addirittura rimarrà la possibilità di occupare ancora più banda per portare contenuti in HD o addirittura in 4K. Allora, però, Enzo, traduciamo HD e 4K, perché non diamo per scontato che la platea sia tutta sufficientemente informata su queste sigle. Partiamo dall'HD. Allora, quello che vedete voi in questo momento in televisione è l'SD, cioè Standard Definition. Lo Standard Definition ha una risoluzione di punti su uno schermo che è 720 in orizzontale per 576 in verticale. Questi sono i punti di risoluzione di un'immagine. Si va nell'HD, l'HD diventano 1920x1080, quindi come vedete punti di risoluzione per disegnare, per poter scrivere la stessa immagine sono tantissimi, vuol dire che sono più piccoli, vuol dire che l'immagine ha una definizione migliore, per chi ce l'ha si riesce, per me meno, si riesce a vedere, a distinguere i capelli, mentre prima si vedeva solo una chioma.
per dire, ecco, la differenza è questa: quando si va in un campo di una partita di calcio si riesce a vedere i fili dell'erba, si legge bene le maglie, i numeri delle maglie dei giocatori, si vede bene tutto, perché, perché è un'immagine più definita. Oltre alla HD, che sta per High Definition, è arrivato il 4K, è arrivato il 4K, che è addirittura, signore, una risoluzione doppia del 4K. Quindi, perché è esattamente proprio, ci sono il doppio di punti di risoluzione, quindi sarà un'immagine con una qualità doppia di quella che è l'attuale alta definizione HD. Quindi, cioè, immaginatevi, allora, se con la, prima vedevamo l'erba o i capelli, ora che cosa si vede in più? Allora, che cosa si vede in più? Si vede le stesse cose, perché poi la possibilità del nostro occhio a 3-4 metri di distanza è sempre la stessa, non è che il nostro occhio migliora, pur essendo buono come definizione, però qual è il vantaggio? Il vantaggio è di poter utilizzare schermi molto più grandi, perché prima, se si ingrandiva lo schermo, era come se si sviluppava una fotografia, gigantografia, si veniva fuori la grana, sgranava, sì. Veniva fuori la grana, si perdeva il dettaglio. Ora no, ci si può permettere di avere schermi fino a 100 pollici con una qualità come uno schermo di 22-24 pollici, quindi altissima, ecco, questo sarà uno dei grossi vantaggi. Diventa il cinema a casa. Diventa il cinema a casa e ti permette anche di guardarlo, insomma, volevo dire, a una certa distanza, con una certa comodità, e di vedere, riuscire a vedere tutti quei particolari che prima ti ci voleva uno schermo piccolo e stare vicino per poterli notare. Perché probabilmente il 5G ci darà tutta questa possibilità di qualità più alta, di una definizione ancora più bella, più importante, e diventa un ulteriore godimento guardare la televisione. La causa del 5G, cioè l'essersi spostati con il DVB-T2 e l'HEVC, dà al digitale terrestre la possibilità di avere questi diciamo, miglioramenti che si è detto ora. Il 5G in se stesso sarà riservato sempre ed esclusivamente alla telefonia mobile. Quindi il 5G si sfrutterà nel nostro telefonino, si sfrutterà nel nostro computer, il nostro personal computer, si sfrutterà nel nostro tablet. Il 5G lì andrà, perché è un sistema di trasmissione che sarà installato dove ci sono le attuali celle telefoniche. Quindi non è che viene a sostituire il digitale terrestre, la televisione vera e propria. Ecco, ma allora per il telefonino, tablet e tutti gli altri marchingegni, che si può fare? Questo 5G, avendo una tecnologia migliore, quindi portando lui stesso più contenuti e con una maggiore velocità, darà la possibilità di avere una fluidità delle immagini superiore, di avere una quantità superiore di immagini, di arrivare a scaricare, fa un esempio, se ora per scaricare un film da 2 ore occorrono, per ipotesi, 10 minuti, vado sì a braccio, non è che sia così, ne possono occorrere molti meno. Se ora occorre 10 minuti, con il 5G in un minuto si scarica, e forse anche meno. Ecco, questa è una delle... Ma non solo, ha una risposta immediata, quindi appunto permetterà di fare tutte quelle operazioni dove il tempo che intercorre fra dare un messaggio e ricevere la risposta deve essere breve, come appunto un intervento chirurgico dove c'è un professore a distanza di 10.000 km che esegue un'operazione, ha bisogno dei tempi di latenza di risposta da quello che vede, da quello che fa e dal comando che lui dà, siano immediati, altrimenti... E praticamente poi tutto è tradotto in internet. Sì, esatto. Poi naturalmente il 5G è il mezzo... diciamo il collegamento ultimo che ti permette di arrivare al tuo terminale, ma poi naturalmente la cella telefonica dove va a rifinire? Va a rifinire nel grande mondo di internet, quindi naturalmente
te per collegarti con un sito o con qualche altra cosa dovrai sempre e comunque dover passare dal mondo di internet. E quello va ampliato, le reti terrestri, ecco, vanno ampliate. Quali sono ampliate le esperienze mondiali e europee già col 5G? Possiamo avere dei riferimenti? Ma riferimenti, diciamo che i primi paesi dove è stato sviluppato sono sempre gli stessi, la Cina, gli Stati Uniti, che sono sempre paesi all'avanguardia, dove non solo hanno fatto la sperimentazione ma già è in funzione da qualche anno e quindi hanno già fatto le sue esperienze, ecco. Quindi, e risultati? Guarda, che sono, nel cassetto gli scienziati e le aziende che hanno fatto il 5G nel cassetto probabilmente hanno già il 6G, quindi probabilmente già stanno lavorando per costruire terminali e sistemi radio per poter utilizzare il 6G tra immagino 8 anni, ecco. Quindi la tecnologia viaggia a una velocità direi molto, ecco, sempre più alta. Ma l'umanità si sta adeguando a tutte queste cose, impara facilmente. Se mi chiedi questo non ti so dire se si adegua o no, direi che secondo me le nuove generazioni nascono con il 5G, nascono fortemente su quelli che ne usufruiranno di più. Le generazioni nostre, ma anche quelle dei cinquantenni o dei sessantenni, naturalmente lo usufruiranno in minor quantità, ecco. Esatto. Però naturalmente sarà molto comodo anche per loro. Bene, andiamo in pubblicità, poi continuiamo con Enzo Ciarri questa avventura per capire tutte queste sigle, siglette, siglone che appartengono al 5G. Pubblicità. Brandano Attualità, l'attualità di Brandano oggi al 5G, abbiamo già messo dei punti su quella che è la realtà di questo sistema di comunicazione con Enzo Ciarri, che è qua in studio con noi, esperto di telecomunicazioni. Allora, si stava dicendo un po' che probabilmente le generazioni future saranno quelle tecnologici, sapranno fare delle cose pazzesche che noi quando ci proviamo diventano abbastanza macchinose e difficili. Poi te ci stavi anche dicendo questa ipotesi, anche perché è un crescendo del 6G, e poi arriveremo che con lo smartphone o col tablet si farà tutto, cioè uno rimane a casa e ti arriva tutto quello che il mondo ti può offrire, no? Sì, diciamo che appunto lo sviluppo delle tecnologie, specialmente sull'elettronica, insomma, e lo sviluppo dei componenti che permettano poi l'utilizzo di queste tecnologie, perché bisogna andare di pari passo. Non è che si può avere un'idea brillante se poi non siamo supportati dai componenti che ci aiutano a mettere in pratica quello che ci è venuto in mente. Quindi bisogna procedere di pari passo con l'evoluzione delle idee tecnologiche, ma anche con l'evoluzione dei componenti in grado, dei microprocessori in grado per poterci supportare poi nel funzionamento di queste idee. Di conseguenza poi ci vogliono anche delle macchine che costruiscono questi componenti, e quindi e qui poi rimane l'ingegno dell'uomo. L'uomo del futuro sarà sempre meno manuale, però sarà indispensabile in certi tipi di operazioni che non potranno essere fatte tutte ed esclusivamente dai robot. I robot saranno costruiti dall'uomo, non so, no, volevo dire progettati, è certo, naturalmente. Salvo la rivoluzione dei robot, cioè ogni tanto si vede in qualche film di fantascienza robot che prendono il sopravvento e diventano... Per ora fortunatamente i robot non sono intelligenti. E ora ti voglio portare su un altro aspetto, se, dato che stiamo parlando ora anche con il nuovo governo in Italia di un paese green, tutto quello che poi è pulito, deve essere tutto sistemato, eccetera, eccetera, parliamo di radiofrequenza. Per cui ecco, vorrei un attimo che tu ci spiegassi la differenza fra quando c'era la radiofrequenza analogico alla radiofrequenza in digitale. Cosa è cambiato su questo? Allora,
se un giorno vorrai, e secondo me sarebbe utile anche per sapere, perché a volte ci sono delle false, delle idee che la gente si mette in testa perché ha sentito dire una cosa che non è realtà, e però la prende per buona. Un giorno avrei il piacere di portare uno strumento che si chiama analizzatore di spettro, di far vedere un'emissione di un telefonino. Esatto. Come, quanto è questa emissione, quanto dà noia quando si tiene all'orecchio, quanto dà noia quando si tiene con l'auricolare, tutte queste cose. Quando lo tiene anche in tasca. E quando lo tiene anche in tasca, vedere un po' queste cose va, perché ci sono delle novelle, delle favole sentite dire, e poi alcune sono vere, altre un po' meno. La radiofrequenza dall'analogico al digitale, sempre radiofrequenza è, però... E sotto il punto di vista della emissione, pensate che, vi faccio un esempio, un trasmettitore, il nostro punto per Siena di emissione, diciamo principale, è Monte Luco, che distanzierà da Siena 30 km, 25, non so quanto sia. Ecco, un trasmettitore televisivo da Monte Luco al tempo dell'analogico doveva avere almeno 1000 watt per irradiare un segnale sufficiente a coprire la zona del Senese. Perfetto. Con il digitale bastano 100 watt per avere la stessa copertura, anzi forse superiore. Quindi dal 2011 in poi si è ridotto l'inquinamento elettromagnetico, ma si è ridotto nelle zone di emissione, quindi si è ridotto nelle zone dove ci sono i ripetitori, ma si è ridotto anche i campi di ricezione dove, nelle nostre città. È chiaro che erano campi infinitesimamente bassi che non preoccupavano, non davano fastidio. Comunque anche quelli si sono ridotti di un centinaio di volte o addirittura 1000 volte in alcune situazioni. Quindi c'è stato questo grosso vantaggio. Però se vuoi dei telefonini, vorrei dire una cosa che è molto importante. Perché noi ci piace utilizzarli, no? E si utilizzano sempre di più. E si vorrebbe sempre più prestazioni, si vorrebbe sempre che ci fosse un canale libero quando si telefona di non trovare la cella occupata, e che funzionasse sempre. Bene, per fare questo ci vogliono più ripetitori. Questi ripetitori, che ora sono anche, parlo della telefonia mobile, non solo sono quei pali che vedete all'esterno delle nostre città quando si cammina in macchina lungo le autostrade o le strade, le nostre strade, ma sono anche quelli che sono installati sui tetti delle nostre abitazioni. Qui nella nostra città ce ne sono una dozzina installati, che non li vedete perché, ma se andate con un drone o se andate con un aereo sopra vi rendete conto che ci sono queste antenne un po' camuffate, un po' no, che irradiano il segnale per quanto riguarda la telefonia mobile. Ecco, ora noi ci si lamenta, non si vorrebbero, ma sappiate che più ce ne sono, sembra un controsenso, ma poi vi spiegherò perché, e meno inquinano. Meno potenza. Esatto. E questo qui, possono inquinare sotto il punto di vista estetico, questo sono perfettamente d'accordo, bisogna trovare delle soluzioni di camuffamento che lo rendano il più possibile simile a un tetto, a una torre, a un campanile, insomma simile all'ambiente che li circonda, questo sono d'accordo. Ma più ce ne sono e meno inquinamento c'è. Perché? Perché il nostro telefonino è un oggetto che, per risparmiare batteria, ma non solo, ma anche per non andare a inquinare il segnale in altre celle, cerca di diminuire la potenza se la cella è vicina. Faccio un'ipotesi: se una cella è a 10 km di distanza, il telefonino andrà con un watt di potenza, alla massima potenza, e tenere un watt all'orecchio, poi forse un giorno vi farò vedere cosa significa. Se quella cella è nel raggio di un chilometro, il telefonino uscirà con 10-20 milliwatt, quindi è un'energia
100 volte più piccola, anche 1000 volte più piccola, e quindi si inquina meno. La cella uguale, per raggiungere il telefonino che vede che è vicino, impiega meno energia RF, meno radiofrequenza, quindi è tutta una conseguenza. Il numero delle celle più alto è, meno inquinamento abbiamo, e abbiamo naturalmente una copertura più ottimale dappertutto, insomma. E lo stesso è per il tablet, giusto? Certamente. Allora, torniamo però alla televisione, perché l'elettrodomestico più diffuso e più usato sotto certi profili, anche chiaramente il cellulare è usatissimo. Per cui ecco, arriva questo 5G nel giugno del 2022 per la Toscana, però in Italia iniziano ora, in questo anno, le prime regioni, saranno le regioni del nord e poi a scalare tutte le altre. Allora, come inizierà tutta questa operazione? Dunque, non abbiamo una bacchetta magica per questa trasformazione che si è detto, la riduzione dei numeri dei canali, l'aggiornamento della tecnologia e tutte queste cose qua non sono cose che si fanno in un giorno in tutto il territorio nazionale, quindi sono stati stabiliti, è stato stabilito un'agenda, una roadmap che indica, ma non solo indica, obbliga varie aree del nostro territorio a queste trasformazioni della televisione. Quello che a noi interessa, la Toscana, l'area della Toscana e Viterbese, perché nell'area tecnica numero 9, è compresa la Toscana e l'Alto Viterbese. Queste trasformazioni della televisione avverranno da gennaio ad aprile del 2022. Quindi avverrà la prima modifica, cioè le televisioni andranno a posizionarsi su quei pochi canali che sono rimasti. Quindi ci sarà un rimescolamento di segnali sui canali e dovremmo fare la risintonizzazione del televisore spesso, anche una volta alla settimana o anche più. Poi tutto questo è il lavoro più grande, sono 4 mesi dove le aziende, come la mia ex azienda, dovrà sostituire tutti i filtri nelle antenne, dovrà modificare le antenne, dovrà modificare i trasmettitori, quindi è da sostituire un hardware non indifferente e anche costoso per gli operatori di rete. E qui ci sono questi 4 mesi di tempo, avverrà in questo tempo. Poi invece di giugno, nell'ultima settimana di giugno, avverrà il cambiamento al sistema T2, cioè lì si passerà proprio alla trasmissione digitale T2, mentre rimarrà il T fino a quel punto, però cambierà il sistema di compressione HEVC, quindi fin dal gennaio del 2020 ci vogliono i televisori o i decoder atti a ricevere questa nuova tecnologia. Se no, ecco, ora su questo soffermiamoci, sì. Perché è il punto dolente. Dolens. Per capire, spiegare, non fare impressionare gli utenti. Allora, significa che questo 5G sono predisposti già dei televisori nati quando? Allora, per la tecnologia di ricezione di VBT2 e per la tecnologia di decodifica HEVC, tutti i televisori venduti dal 1 gennaio 2017 obbligatoriamente dovevano avere queste nuove tecnologie. Sono già pronti. Lì non c'è da fare niente. Ma non solo, dirò di più. Alcune aziende grosse, di cui non faccio i nomi, non voglio fare pubblicità a nessuno, ma già dal 2016 avevano commercializzato televisori atti a ricevere questa nuova tecnologia. Ora su questo ogni tanto ho visto sulla Rai che ha iniziato a dare delle comunicazioni su come comportarsi. Allora entriamo su questo punto spiegandolo in maniera elementarissima che tutti possano capire. Bene, per essere certi che il televisore sia aggiornato e quindi non avere sorprese
dal 1 gennaio 2022. Basta chiamare il canale 100 o 200 del nostro televisore e da lì si vede se il televisore è aggiornato per questa nuova tecnologia oppure no. Se appare una scritta, uno schermo in parte bianco con una scritta HEVC. Ecco, ce lo fai vedere Leo quel... ecco, esatto. Se appare questo, test HEVC, main 10, vabbè, poi dopo ci saranno degli aggiornamenti, ma quello i televisori lo faranno automaticamente. Arriva questa. Se c'è questo lì, siamo tranquilli, il televisore funzionerà. Il tuo televisore non c'è da fare niente. Funziona. Se non appare, le possibilità sono due. Devi fare un leasing. O appare il canale 100, cioè viene scritto 100, ma il quadro rimane nero, allora è meno tragico, c'è solo da fare l'aggiornamento al televisore. Ecco, però il televisore è già pronto. Allora, se appare questo cartello qui, fate la prova pigiando sul telecomando 100 o 200, siete tranquilli, non succede niente e non avete problemi di fare niente. Se invece, mi sta dicendo Enzo, arriva il canale 100... Scrive 100, ma rimane nero, c'è da fare l'aggiornamento. Sì. Cosa significa? L'aggiornamento è semplice, si può fare online collegando il televisore alla rete di casa oppure portandolo all'assistenza tecnica e fanno l'aggiornamento in 5 minuti, ci scaricano dentro un file di aggiornamento e il gioco è fatto. E sei tranquillo. Sì, c'è la terza ipotesi che quando si chiama il canale 100 o 200 il televisore si rifiuta di andarci, esatto. Cioè non ci va assolutamente, ritorna sul canale in cui era. Che cosa significa? Che è da buttare, cioè da buttare. Allora, non è che lo buttate perché è l'ultimo dell'anno, si butta roba dalla finestra, ora non siamo all'ultimo dell'anno, cioè è... Ora però parliamo anche del decoder, cioè non è che si piglia tutti i televisori e si buttano e diventa un disastro totale, o saranno felici chi vende i televisori o chi le fabbrica, però chiaramente a livello di utenti uno si arrabbia un attimo. Allora, cosa possiamo fare? È semplice, se si rifiuta il televisore di andare sul 100 o sul 200 ma rimane sul canale in cui è, vuol dire che il televisore non è pronto per la nuova tecnologia. Le opzioni sono due: o si acquista un decoder, o... E questa esperienza l'abbiamo fatta quando siamo passati dall'analogico al digitale. Esatto, acquistare il decoder naturalmente cosa vuol dire? Vuol dire avere un altro telecomando, insomma, che va collegato al televisore. Diciamo è un po' di noia in più, ma comunque si risolve lo stesso il problema. È chiaro che se uno ha un televisore di valore comprato nel 2015 o 2016, prima di buttarlo mi sembra ovvio, e acquista un decoder, mette il decoder, continua a vedere quel televisore lì, anche se in quel modo non potrà più vedere contenuti 4K. Perché il televisore non gli permetterà di vederli. Ma insomma, volevo dire, però la televisione normale continuerà a vederla, SD, HD continuerà a vederla. Volevo dire una cosa, chi ha il televisore dove c'è scritto 4K, non c'è bisogno nemmeno di andare sul 100 o sul 200, perché quello sicuramente è un televisore aggiornato. Dove è scritto 4K? È scritto nel televisore, nella scatola, quando uno l'ha comprato. 4K. Se c'è scritto 4K, state sui sicuri. Andate sul sicuro perché ha già il decoder HEVC incorporato, quindi non c'è bisogno di fare assolutamente niente. Quindi dicevo, o si acquista il decoder o si acquista il nuovo televisore. La gente non è che è felicissima. No, purtroppo no. Diciamo che un po' ci aiuta il governo, dà un piccolo aiutino, dà uno sconto di 50 euro, naturalmente a chi ha un ISEE fino a 20.000 euro all'anno, dà uno sconto di 50 euro per l'acquisto o del decoder
o del televisore. Sì, io non so quanto costi un decoder al momento in quel periodo lì, ma credo che con 50 euro sicuramente lo compra senza spendere una lira, probabilmente. Comunque questo sconto c'è sia sul decoder sia sul televisore. Già lo stanno utilizzando molte persone che lo comprano, che fanno questi acquisti. Andate dal vostro rivenditore di fiducia, chiedete informazioni su questo e lui c'era la modulistica da farvi riempire, l'autocertificazione da farvi riempire per ottenere questo sconto. Di 50 euro. Poi se avete detto il falso o il vero sono affari vostri, è un'autocertificazione. Allora ripetiamolo, perché cioè sono cose che non è che sono masticabili da tutti. Allora, come si fa per controllare il televisore se è già idoneo per il 5G? Pigiare il canale 100 o 200 dal telecomando, se appare l'immagine che ora il nostro regista rimetterà nuovamente in video, vediamo un attimo quando c'è, eccola, se appare questa qui potete essere tranquilli, brindate, che non ci avete da fare niente, non ci avete da comprare decoder, non ci avete da cambiare il televisore, non ci avete da aggiornarlo, eccetera. Per cui dovete essere felicissimi. E come diceva Enzo Ciarri, i televisori dal 2017 in poi dovrebbero essere già codificati per il 5G. Se invece non appare questo, ma il canale 100 viene, o 200 diventa lo schermo nero e c'è solo la cifra 100 o 200, significa il televisore è attualmente predisposto per il 5G, va portato per fare un aggiornamento. Per cui ecco, questi sono. Se poi non appare niente, cioè il canale non cambia e vedete quello che c'era come canale selezionato precedentemente, dovete andare da chi vende televisore e comprare il televisore nuovo o comprare il decoder nuovo. Per cui significa, queste sono le tre ipotesi, giusto? Giusto. Ora naturalmente io sono anche più pessimista, ma voglio essere realista più che pessimista. Naturalmente oggi nelle case non è che c'è un televisore solo, ce ne sono due, tre, qua. È difficile. Primo due. È difficile. Poi tutti dipende siano... da quante sono le persone, esatto, in famiglia, esatto, dipende, esatto, dalla disposizione dell'appartamento, per cui due, tre, quattro. C'è anche chi ha il televisore in bagno, per cui significa insomma, e lì diventa un casino, cioè perché c'hai da fare un finanziamento. Difficilmente saranno tutti predisposti, immagino, esatto, perché esatto, non credo siano tutti stati acquistati dopo il 2017. Ecco, praticamente quindi diventa un oggetto inutile. O no, può essere utilizzato con il decoder e naturalmente continua a funzionare lo stesso, sempre, insomma. Ecco, poi è chiaro che quando invecchia riomprerà il televisore, che quello obbligatoriamente ci sarà già inserito in nuovo sistema. Ma anche perché poi ultimamente c'è stata un po' questa moda di avere il televisore più sofisticato, più gradevole sotto tutti i punti, più grande, no? Per cui significa, io penso tante persone si arrabbieranno quando faranno la verifica sul canale 100 o 200 e non troveranno quello che è giusto, diciamo, trovare per non avere problemi. Non mi sono dimenticato di portare degli appunti che avevo preso e ho scaricato dal sito del Ministero, perché ci sono delle valutazioni su quanti televisori sono attualmente in grado di ricevere il nuovo sistema di digitale terrestre. Se non vado errato sono circa 4 milioni o 4 milioni e mezzo di televisori venduti, già acquistati dagli utenti, in grado, già predisposti a questo. Sì. Quindi diciamo, essendo partito nel 2017, gennaio 2017, la vendita di questi oggetti, non c'era bisogno di richiederlo, il commerciante non poteva più vendere televisori che non avevano un nuovo sistema. Esatto. Quindi se l'hanno fatto vi hanno fregato, ma non è possibile perché cioè, era tutto sotto controllo. Bene. Quindi, Ti interrompo, andiamo in pubblicità e poi rientriamo per continuare questa storia del 5G. Pubblicità.
Brandana Attualità con Enzo Ciarri, esperto telecomunicazioni. Abbiamo già parlato di tante cose, abbiamo parlato anche degli apparati, tutto questo. Ora però io vorrei un attimo che il nostro ospite ci spiegasse un po' come si troverà l'LCN, insomma c'è tutta un'altra marchingegno dove le persone, molte, diciamo non quelli super tecnologici, si smarriranno. Allora, cosa accadrà col 5G? Cambia numerazione, cambia tutto, cosa è? E allora, poi questo concetto dell'LCN cosa vuol dire? Allora, quando si passerà, ripeto, al nuovo sistema di digitale terrestre, televisori o decoder, quello che siano, ci saranno anche delle modifiche, verranno cambiati gli LCN. Cosa vuol dire LCN? LCN vuol dire Local Channel Number, cioè il numero del canale di quel contenuto lì. Voi state vedendo canale 3 sull'LCN 12 chi è a Siena in città, e 95 chi è fuori Siena. Ecco, quello è l'LCN, cioè il numero dove trovate quel prodotto, pigiando sul telecomando. Come sull'1 trovate Rai 1, sul 2 Rai 2, sul 5 Canale 5 e così via. Cosa accadrà? Accadrà che anche questi LCN verranno cambiati. Verranno cambiati, la numerazione verrà cambiata. Naturalmente quelli delle emittenti nazionali, cioè i primi 10 rimarranno quelli che sono alle emittenti nazionali, non è che cambiano, troverete sempre quelli lì. L'emittenza locale, per locale intendo regionale, quasi sicuramente ci sarà un cambio di numerazione nell'80% dei programmi che voi vedete. Un 20% può darsi siano fortunati, gli rimanga lo stesso LCN, e un altro 80% cambierà. Ma non vi preoccupate, perché la vostra emittente che vuole essere fedele e continuare ad avere i suoi spettatori, telespettatori, vi avviserà per tempo, cioè per tempo scorrerà, ve lo dirà a parole, scorrerà una titolatrice che vi dirà da quel giorno in poi su quale canale lo troverete. Quindi questa è la cosa, diciamo, più semplice. Quello che invece andrà fatto, ripeto, a partire dal 1 gennaio 2022 fino all'ultimo di aprile, sarà quello di almeno una volta alla settimana rifare la sintonia al decoder o al televisore. Perché ve ne accorgete? Perché vi sparirà qualche canale, e a quel punto fate la sintonia. Se il televisore è abilitato ai nuovi sistemi, lo ritrova. Se il televisore è di vecchio tipo, non lo ritrova, ci vuole il decoder o il televisore nuovo. Che praticamente sarà sempre la numerazione, la solita, dei canali nazionali, il gruppo Rai, il gruppo Mediaset, il gruppo La 7 e le altre, diciamo, aziende che trasmettono a livello nazionale, più invece per il locale, come diceva Enzo Ciarri, per il locale intendiamo regionale, perché non è più un locale provinciale o cittadino, ma diventa regionale, ci saranno nuovi numeri che saranno motivi di comunicazione da parte delle varie emittenti per dirvi: allora guardate, dal giorno X non saremo non più su questo canale ma su quest'altro canale, dovete rifare la ricerca per poter poi seguire i canali a cui voi siete interessati. Per cui questo è importante ed è una cosa interessante, che poi chiaramente sarà un momento di smarrimento, un momento di arrabbiatura per quelli che devono comprare il televisore nuovo, un momento di rimettere i canali in fila, insomma cerchiamo tutti di essere disponibili per ritornare a una normalità, no? Sì, sarà molto meno traumatico che nel 2011, quando siamo passati dall'analogico al digitale, cioè quello fu un trauma perché non eravamo abituati a tecnologie digitali, quindi eravamo abituati che quando si cambiava il telecomando immediatamente andava su quel canale. Ora vi siete accorti che il televisore, che il decoder, il televisore aspetta un paio di secondi prima di cambiare canale, perché ci deve pensare, deve andare a cercare quel contenuto, quel canale che voi gli avete chiesto, perché è mescolato insieme a tutti gli altri.
quindi sarà meno traumatica di allora, però insomma un po' di difficoltà c'è. Naturalmente questi LCN non li sappiamo adesso perché sono in fase di assegnazione e ci vorrà qualche mese per assegnare i nuovi LCN, quindi ci sarà addirittura quasi un anno di tempo poi perché le emittenti vi possano informare su che numero troverete per l'emittente lì a partire dal 1° gennaio del 2022, ecco, per dire. Volevo dire che non è finita tutta qui, perché cosa c'è? C'è la parte antenna, la parte... Ah, questo è importantissimo, perché logicamente noi a Siena abbiamo questa formula della cablatura, per cui è stato un progetto unico in Italia, dove Telecom, il progetto Socrate, tanti anni fa fece questa situazione sperimentale. Furono tolte tutte le antenne dai tetti, come ricordiamo, eccetera, eccetera, e praticamente i canali televisivi arrivano da un antennone centrale che riceve tutte le trasmissione delle varie televisioni, poi da lì vengono messe nella fibra ottica. Ora prego, lei che è bravissimo, ci spieghi tutto. Allora, come ha detto Franco, per gli abitanti di Siena che sono collegati, di Siena e del comune di Siena, perché anche Isola d'Arbia, Taverna d'Arbia sono allacciate alla cablatura. Il territorio comunale. Quel territorio comunale allacciato alla cablatura, naturalmente l'antenna non deve fare niente. Ci penserà il comune a fare quello che si deve fare a quelle antenne di ricezione. Quindi non è un problema del cittadino. Ecco, invece chi è fuori da questa cablatura, ecco, qui che succede? Altro problema? Allora, chi è fuori da questa cablatura può avere la sorpresa un bel giorno di smettere di vedere o tutto o una parte di canali. E vi spiego perché. Perché quei canali che prima erano destinati alla televisione ora vengono dati al 5G, alla telefonia mobile. Quindi ci andranno sopra dei segnali che non devono raggiungere l'apparecchio televisivo, perché se no l'apparecchio televisivo con quei segnali dentro si satura e comincia a fare capricci. Allora, come bisogna intervenire? Lì ci vuole l'antennista che o sostituisce l'antenna, ci mette un'antenna con un filtro incorporato che non fa più passare quei canali che però fino al 1° gennaio del 2022 dovranno passare, quindi non è che si può fare in anticipo questo lavoro, intendiamoci bene, si va fatto dopo. Oppure metterà un filtro, lascia stare l'antenna che c'è, l'antenna riceverà tutto, anche quelle frequenze che ora non sono più della televisione ma sono del 5G, chi se ne frega, metterà un filtro in soffitta evitando che quelle frequenze che non sono più della televisione non entrino più nel centralino o nella distribuzione o comunque nei televisori. Ecco, quindi questo è un sistema di filtraggio che va messo. Va messo se vicino alla vostra abitazione viene acceso un ripetitore del 5G. Mamma mia! Se siete distanti dal trasmettitore, dalla cella 5G, tutto questo non vi riguarda, ma siccome queste celle ne verranno accese parecchine, specialmente all'interno delle città, Siena non ci riguarda, ma città all'esterno, Grosseto, Arezzo, Pisa, Livorno, tutte le città d'Italia, tutti i paesi verranno installate come sono installate ora le antenne della telefonia mobile, ci installeranno anche le frequenze del 5G, e quelle frequenze lì chi sta vicino in un raggio di 400-500 metri da quella cella telefonica dove hanno acceso il 5G con le frequenze che prima erano della televisione e che ora non ci devono più entrare, altrimenti danneggiano la ricezione, quelli lì dovranno appunto inserire questi filtri. Se ne accorgeranno, conviene stare fermi, non fare assolutamente niente prima, perché se siete distanti dalla cella
non avete nessun problema. Il giorno che accenderanno quella cella, perché il 5G non verrà non acceso più niente. Immediatamente, verrà acceso nel giro di qualche anno in tutto il territorio. Quindi il giorno che avete problemi per qualche canale o per tutti i canali, non avete più niente, chiamate l'antennista, a quel punto vi metterà il filtro. Ma se non, questo problema non si avvera, non c'è, non fate prevenzione, perché non ce n'è bisogno. In ogni modo, amici e amiche, oltre a pagare il canone della televisione, questa è un'altra tassa che a me fa arrabbiare, perché è veramente una cosa che non condivido, va bene, pagare il canone, cioè qui ci sono tutti i canali gratis, invece no, per la RAI va pagato il canone, che poi ce l'hanno messo nella bolletta della luce, per cui significa non è che uno sguiscia più come poteva accadere prima. Per cui oltre a pagare il canone, con il 5G vi abbiamo fatto vedere come dovete selezionare per capire se il vostro televisore è già predisposto per il 5G, o se c'è da fare un aggiornamento, o se c'è da comprarlo nuovo, o se c'è da comprare il decoder. Poi c'è il problema, come spiegava Enzo Ciardi, dell'antenna, per cui significa se c'hai una stazione di trasmissione 5G per la telefonia vicino a dove te stai, dove c'è la tua antenna, quella viene saturata e a quel punto non ha più niente. Allora si deve mettere un filtro, antennista filtro. Insomma, praticamente tutto si traduce in pagare. Sbaglio, dottore? Beh, diciamo di sì, in qualche modo sì, è così. Siccome l'economia deve muoversi, questo fastidioso disturbo qualcuno l'ha già provato nel 2013, quando è stato gli ultimi 9 canali dal 60 al 69 furono dati all'LTE, cioè alla telefonia, che allora era il 4G, la telefonia mobile, e dove è stata accesa nelle vicinanze del ripetitore. Parecchi utenti si sono trovati ad avere questi problemini, quindi questi sono già abituati, hanno messo quel filtro a suo tempo perché gli disturbava il televisore. Quel filtro non è più adatto perché tagliava le frequenze dal 60 in su. Ora bisogna mettere un filtro che taglia le frequenze dal 49 in su, quindi va sostituito anche quel filtro lì. E chi si ricorda di averlo messo perché aveva problemi, sarà bene lo faccia quanto prima, dopo naturalmente il 1° di gennaio 2022, perché prima o dopo gli riaccenderanno i canali e gli romperanno le scatole al televisore. Insomma, mi sembra che nell'incontro di oggi con Enzo Ciarri ci abbia posto tanti punti interrogativi, però all'inizio del nostro incontro ci ha detto che vedremo una televisione ad altissima definizione, sarà uno spettacolo, e tutte le cose poi si traducono in pagare, pagare e pagare. C'è altro? Sì, vorrei aggiungere un'altra cosettina. Che è un'altra notizia buona o cattiva? No, è solo una curiosità, così per specificare ancora di più l'argomento. Prima vi avevo detto che i canali erano rimasti 28 dai 69, eccetera, erano prima precedentemente, sono 28 canali. In realtà non è così, perché sono 14 canali che si possono utilizzare a livello tutto il territorio, a livello nazionale. Perché? Perché noi avevamo grossi problemi con i paesi confinanti, con le nazioni confinanti, va bene? Che cosa succedeva? Succedeva che il Ministero a suo tempo aveva dato l'utilizzo di frequenze che andavano a disturbare questi paesi a noi vicini. E qui c'era stato naturalmente, come vi immaginerete, un sacco di lamentele, cause verso il nostro Ministero, verso il Governo, e quindi ora per risolvere anche questa annosa, vi ripeto, annosa perché è dal 90 che c'è, situazione, i canali sono stati ancora ridotti. Di questi 28 ce ne hanno dati 14 a noi, gli altri 14 non si usano, l'hanno dato ai paesi a noi vicini, sia alla nostra destra sia alla nostra sinistra, per dire, per non avere così interferenze. Quindi, avevo detto 28, ma in realtà
a livello nazionale che si possono accendere sono 14. Gli altri 14 sono stati dati a paesi confinanti, si possono utilizzare, ma nelle zone interne dove non si va a disturbare, a irradiare verso le altre nazioni. Va bene, allora io direi per oggi fermiamoci, perché penso che le cose dette sono tante, le verifiche da fare ognuno nella sua casa sui televisori sono abbastanza semplici, però da iniziare a controllare tutto questo aspetto qui. Però io chiederei a Enzo Ciarri se, come ha promesso, di fare quella verifica con l'analisi di spettro di quelle che sono tranquillamente a radiofrequenza, di ritornare da noi, e in quell'occasione si ripeterà un po' tutto questo percorso che va dall'analisi del televisore al problema dell'antenna, filtri, non filtri, e poi tutte le altre cose che ci ha raccontato, preparandoci tutti in maniera di attenzione per quello che sarà dal 2022 in poi. Sì, direi che questo, chiamiamolo dimostrazione, dei segnali della radiofrequenza, è una cosa abbastanza importante, perché io ho visto, lavorando nel settore, che ci sono delle persone che si arrabbiano, che fanno denunce, che fanno di tutto di più perché gli viene acceso un ripetitore nelle vicinanze, e poi utilizzano il telefonino all'orecchio. Avrei piacere di far vedere a queste persone l'energia radiata da quel ripetitore alla distanza di 50-100 metri e quella radiata dal telefonino appoggiata sull'orecchio. Smettono di protestare contro i ripetitori telefonici e incominciano a utilizzare il telefonino con più parsimonia e con maggiore attenzione, prendendo delle precauzioni. Bene, io ringrazio Enzo Ciarri che è stato con noi per fare questa puntata di interesse generale. Abbiamo parlato del 5G, abbiamo questo appuntamento per fare questa verifica dei campi di radiofrequenza, e sarà interessante anche per capire tante cose che a volte diamo per scontato su certe idee e poi invece non sono quelle giuste. Enzo, grazie, allora alla prossima presenza tua con l'analizzatore di spettro, ok? Bene, e grazie poi a voi. Si ripeterà tutto quello che abbiamo detto oggi, perché chiaramente la gente deve arrabbiarsi, però poi deve anche calmarsi e effettuare tutte le cose necessarie, anche perché senza televisione penso sia difficile stare. Sì, ora insomma non vogliamo fare allarmismo, c'è di peggio, ci sono tante situazioni peggiori di quella della televisione. È il mondo che va avanti, è la tecnologia che va avanti, che avanza, ma soprattutto siamo noi che siamo sempre più esigenti, vogliamo sempre più servizi e sempre in modalità migliore, il che comporta per forza di cose degli aggiornamenti tecnologici. È così. Bene. Vi ringrazio. Grazie Enzo Ciarri, che ritroveremo, grazie a voi che ci avete seguito e a tutti un buon proseguimento di giornata.